essendo molti gli interventi a programma ed avendo registrato anche un po' di ritardo, chiediamo ai nostri relatori di tenersi nei 15 minuti possibilmente, proprio per dare la possibilità alla fine appunto dei lavori di lasciare spazio alla discussione e alle conclusioni. Vi ringrazio in anticipo, confido nella vostra puntualità. Adesso andiamo a trattare un argomento veramente importante che segue già tutte le relazioni che sono state precedentemente trattate in termini di esperienze a confronto, e quindi come il nostro sistema, il sistema delle agenzie, ISPRA e anche la sanità hanno lavorato insieme per affrontare i problemi di relazione in ambiente salute nei siti contaminati. Un breve cenno a quello che sono i siti contaminati, come sono stati così definiti. Si è iniziato a parlare addirittura nell'86 con la legge 349, per poi lasciare al decreto Ronchi, mai noto a tutti, la istituzione dei siti di interesse nazionale. Però soltanto con il decreto regolamento applicativo del 97 e il 22 si è iniziato a parlare che inserire nella procedura degli interventi di bonifica menzionare la valutazione del rischio sanitario tra i criteri per l'identificazione di questi SIN. Quindi da allora però non è che siano stati dati però strumenti normativi affinché non esiste una normativa specifica che dia le procedure e le maniere applicative come valutare questo danno sanitario. Qui oggi noi andremo proprio a verificare queste esperienze a confronto. Si parlerà di epidemiologia ambientale, di valutazione del rischio, risk assessment, per capire e darci soprattutto una risposta che io voglio porre qui come domanda all'inizio di questa seduta: se è possibile arrivare a definire una relazione scientifica valida e rigorosa tra esposizione e malattia in questi siti di interesse nazionale, proprio perché la comprensione delle relazioni fra esposizione ambientale e salute umana costituisce il fondamento delle politiche per la salute. Passo la parola qui alla dottoressa Liliana La Sala, dirigente del Ministero della Salute, anche lei per un saluto e un inizio dei lavori.